arrivato il momento del quinto atto. 22 aprile 2024, una data che tanti interisti insieme alle due stelle si sono tatuati sulla pelle. Ho visto tanti tatuaggi così. Una data che è entrata nella storia, la seconda stella dell'Inter arrivata proprio durante un derby in casa del Milan. Riviviamo le emozioni. Parte Dima col sinistro, arriva al cross in mezzo, poi va là e poi al centro! Ancora Thuram, posizione di tiro, tiro di Thuram, Marcus Thuram, destro sul primo palo dal limite dell'area, non ci arriva Magnan, 2-0, Ticus, Marcus Thuram, per Rafa, ecco, che bello è stato per voi, raccontatemi le vostre emozioni, poi vi siete anche scatenati. Sì, dopo studio. Abbiamo ballato, abbiamo fatto un po' di show, giustamente, perché insomma vinci lo scudetto numero 20, la seconda stella in casa del Milan, ci manca solo che non facciamo un balletto, Beppe. E, però è stato clamoroso, cioè una cosa così... Cioè, non è mai successa nella storia, e noi devo dire che siamo stati fortunati a viverla. Io ti dico, da tifoso ovviamente, e sono abbastanza, mi ritengo anche molto fortunato a aver raccontato queste due ere dell'Inter, nel senso, due cose storiche mai capitate prima e mai capitate dopo per ora, il triplete dell'Inter, con la Champions League vinta dopo 45 anni, è l'unica squadra italiana ad aver fatto il triplete, e ho vissuto quello, e ho vissuto lo scudetto della seconda stella, io la prima stella non esistevo ancora, ero ancora nei pensieri dei genitori, e quindi è la seconda stella vinta in casa del Milan in un derby, con il sesto derby vinto di fila. Io mi reputo molto molto fortunato aver vissuto due momenti del genere, da tifoso e con il lavoro che amo di più e che avrei voluto fare fin da bambino, quindi sono molto, mi ritengo molto fortunato. Filippo, mentre parli, sono riuscita a recuperare così un po' un fuori programma dal tuo profilo Instagram, e vediamo magari qualche immagine, vediamo se si riesce a vedere Beppe che balla. Sì, c'è qua. Beppe, io ho detto che ci hai regalato grandi emozioni nella scorsa stagione, e spero di ritrovarti così qua anche, c'era Vaccaro che aveva anche fretta. In vista della prossima. Quando balla Beppe Vigani? Io me lo chiedo, vediamo se c'è. Si adesso, toglie adesso, anche arriva. Scarpe che... Stavo caricando la canzone, c'era Vaccaro che aveva fretta, voleva farci fare momento, in fretta. Che momento magico, arriva, adesso ecco. arriva il momento. Dopo lo lascio da solo, con la bandiera, con la sciarpa, e c'è il pezzo suo solo. Io poi mi stacco, vero Beppe? Ti lascio lì. Il meglio, rientriamo in studio, il meglio di Beppe Vigani. Ha dato il meglio e il meglio di sé. Dobbiamo fare uno speciale, il meglio di Beppe certo. Vigani. Lo proporrò Beppe. Comunque, siamo quasi in chiusura, vengo da te. Io ho visto tanti scudetti dell'Inter. La prima partita la vidi nel 68, figuriamoci, era un Inter-Cagliari. Devo dire che questa è stata... un Inter bella, forse una delle più belle Inter che ho visto, perché quella di Trapattoni sicuramente, anche quella dell'undicesimo scudetto con Invernizzi, tutto quello che volete, ma questa è stata proprio giocata, cioè uno scudetto giocato bene, giocato sul campo, una delle più belle Inter, sicuramente un calcio diverso, un calcio meno romantico dell'epoca, comunque... È bello vedere, è bello vincere giocando bene a calcio. E allora chiudiamo così storie di Inter. Ovviamente siamo pronti a raccontarvi nuove storie. Speriamo. Aspettiamo la prossima stagione. Grazie a Filippo Tramontana. Grazie a te Fede, ciao a tutti. E grazie a Beppe Vigani. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.